mandato difficile perché il Covid ci ha travolto appena abbiamo iniziato, appena la mia presidente Lina ha iniziato il mandato, ma posso dire con estrema sincerità che l'ha portato a termine, nonostante queste difficoltà, a testa alta. Quindi è stato comunque una buona guida. Un'ottima guida. Che però io ho valutato sulla base delle mie possibilità fisiche, perché comunque per raggiunti i limiti d'età, no? Come si dice, è giusto anche sapersi fermare. È giusto sapersi fermare ed è giusto saper passare un testimone che io passo volentieri, perché ribadisco, passo un testimone fatto di tanta esperienza, di tante vicende, di cose buone come quelle realizzate con l'acquisto del mezzo, con così l'ottimizzazione dell'autoparco che è fondamentale per il nostro comitato. E poi ribadisco, ho la soddisfazione grande di aver costruito assieme a tutti i dipendenti, assieme un'ottima collaborazione, proprio sono molto 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 contenta, soddisfatta, e così me ne vado un po' più serena, un po' più felice. Mi dedicherò alla Croce Rossa e mi dedicherò anche un po' alla mia famiglia, verso cui io devo anche delle scuse perché ho un marito e una figlia e talora li ho un po' trascurati. Ecco. Avranno capito benissimo perché. Sicuramente sì. Inizi da un punto, ti muovi molto lentamente e quando arrivi a 7 secondi... La nostra è la benemerenza del Comitato Nazionale con relativa medaglia, quindi poi il consiglio lo proporrete e noi vi rendiamo grazie. Con l'altro ho già detto quanto abbiamo fatto. Non c'è da aggiungere altro, se non che sono stati momenti difficili, duri, come hai detto tu, però con l'impegno, lo sforzo siamo riusciti a vincere, a cercare di fare ciò che potevamo fare con ciò che avevamo. In quel tempo abbiamo molto improvvisato, non nel termine negativo, nel concetto negativo del termine. L'improvvisazione, io dico sempre, nasce dalla preparazione. Voi siete molto preparati, fate aggiornamenti continui, anche quello di oggi è un'occasione di ulteriore impegno,